arrestato un noto amministratore giudiziario palermitano per peculato e autoriciclaggio. Presentata oggi all'Istituto Ernesto Ascione a Borgonovo, mille periferie la rete per la riqualificazione urbana e messa in sicurezza delle periferie. La Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato a Torretta un centro scommesse non autorizzato. Buonasera, seconda edizione di Media News, oggi è lunedì 14 ottobre. Come avete sentito nei titoli, apriamo con una notizia di mafia, arrestato un noto amministratore giudiziario palermitano per peculato e autoriciclaggio. Si sarebbe intascato, mediante prelevamenti di contante e bonifici inviati sui propri conti personali, somme appartenenti a due aziende ittiche sequestrate al boss trapanese Mariano Agate e di altre aziende colpite da vincoli cautelari dell'autorità giudiziaria a lui affidate in qualità di custode o amministratore giudiziario per un ammontare di circa 350.000 euro. Con le accuse di peculato e autoriciclaggio, Maurizio Lipani, noto commercialista palermitano, è stato sottoposto ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari dagli investigatori della DIA di Trapani. L'inchiesta, condotta dalla Procura di Palermo, guidata da Francesco Lovoi e coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Alessia Sinatra, Gianluca De Leo e Francesca Dessì. Il GIP di Palermo ha disposto nei confronti dell'indagato anche il sequestro per equivalente di una somma analoga. Nell'ambito della stessa indagine sono finiti in carcere anche il figlio del capomafia trapanese vicinissimo a Totò Riina e deceduto nel 2013, Epifanio Agate, e la moglie Rachele Francaviglia. Nonostante il provvedimento di sequestro, avrebbero continuato a gestire parte del patrimonio di famiglia. Sono al setaccio della DIA i conti bancari di altre decine di società e di imprese affidate in amministrazione giudiziaria a Lipani, dalle quali si sospetta che il professionista possa aver distratto altro denaro. Le indagini riguardano anche eventuali collusioni del commercialista con soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Presentata oggi all'Istituto Ernesto Ascione a Borgonovo, mille periferie, la rete per la riqualificazione urbana e messa in sicurezza delle periferie. Riparte dal quartiere palermitano con il patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Comune di Palermo e dell'ANCI Nazionale, il progetto ideato e diretto da iWorld e promosso da ANCI Sicilia, che si propone di mettere in rete enti pubblici e soggetti privati per condividere idee e iniziative di riqualificazione delle periferie secondo una visione condivisa. Un progetto che parte da un quartiere di periferia da Borgonovo insieme con i ragazzi, questo splendido istituto, per dire all'intera comunità nazionale, insieme con centinaia di sindaci del nostro paese, che bisogna sviluppare l'intuizione del decreto periferie. Occorre dare risorse e strumenti di azione alle amministrazioni comunali, occorre bypassare ogni intermediazione, seguendo il modello del Pommetro, perché siamo convinti che questo progetto possa essere un grande progetto da inserire nell'agenda europea. Palermo lancia un messaggio. I comuni italiani hanno accolto questo messaggio essendo qui presenti, essendo presente anche il presidente dell'ANCI Antonio De Caro, e noi rivolgiamo al governo oggi e domani all'Europa l'inserzione nell'agenda 2021-2027 del tema delle periferie. Siamo stanchi di affrontare il tema delle periferie come se fosse un tema marginale da scaricare sulla responsabilità dei sindaci. Le periferie sono un asse strategico di investimento per la strategia nazionale sulle periferie, come della strategia nazionale, altra importante, delle aree interne. Sono due misure che sono state individuate a livello nazionale per sostenere i territori e la Regione sta accompagnando questi percorsi a partire dal digitale, che è l'infrastruttura essenziale per rendere non solo vivibili ma anche interconnesse queste aree sul piano del digitale, sul piano della comunicazione via internet. Quello che va segnalato, e oggi segnaleremo, è che è ancora troppo poco per il Sud, e questo non lo dice la Sicilia, che da tempo batte i pugni a Roma per ottenere di più per la Sicilia, ma lo dice la stessa Commissione Europea, cioè l'Europa che difende i cittadini del Sud e della Sicilia dallo Stato che non fa abbastanza per investire nel Sud. Ecco, io credo che è venuto il momento di dire basta a questo sistema, lo Stato faccia la sua parte, perché solo così i fondi europei svolgeranno la funzione
un'assunzione addizionale di turbocompressore per far accrescere i territori, altrimenti resteranno sostitutivi e non svolgeranno nessun effetto significativo, come purtroppo i dati ci dimostrano. Ma è chiaro che la periferia non può essere marginalità e soprattutto non può essere emarginazione. Se riusciamo a mettere al centro la periferia, e mi perdoni ecco, il gioco di parole, riusciamo a mettere in piedi ragionamenti che possono diventare inclusivi di tutto il territorio. Chi vive in periferia spesso è emarginato, spesso è appunto si dice alla periferia dell'impero. Questo non può avvenire. Progetti come questo, secondo me, rappresentano opportunità di integrazione anche sociale, fra ceti diversi, fra condizioni economiche diverse, che sono molto importanti e che producono un arricchimento per tutta la nostra comunità. Cambiamo argomento, le polemiche sui conti della Regione sul collegato bis approvato dall'Assemblea regionale siciliana. Su questi argomenti ascoltiamo l'assessore regionale all'economia Gaetano Armao. Negli ultimi tempi sono state tante le polemiche per quanto riguarda i fondi della Regione. È stato approvato un collegato che dicono che sia soltanto un pannicello caldo, ma in realtà come stanno le cose? In realtà stanno che intanto ci sono ottime notizie sul piano della riduzione del debito. Abbiamo ridotto circa il 10% del debito in 20 mesi, le agenzie di rating apprezzano questo sforzo che la Sicilia sta facendo e che vede altresì il Ministero dell'Economia e le Finanze aver individuato la Sicilia come regione pilota per la rinegoziazione dei derivati che costano 40 milioni di euro sul bilancio, quindi due misure straordinarie e importanti per il risanamento della regione. Per quanto riguarda il disavanzo, che è un scostamento tra le entrate e le uscite, questo purtroppo andava ripianato in 30 anni nel 2015, è stato fatto solo per una parte, per due terzi, un terzo è stato lasciato a chi veniva dopo e oggi ci stiamo trovando 2 miliardi di disavanzo da ripianare in un tempo molto più breve. Per fortuna la Commissione Paritetica ha approvato già una norma all'esame della Corte dei Conti, ma già approvata, che dovrebbe consentirci di ripianare in 10 anni e quindi di attenuare gli impatti sul bilancio. Migranti, continuano gli sbarchi autonomi a Lampedusa, l'hotspot che può ospitare al massimo 95 persone, al momento ne accoglie 400. Continuano gli sbarchi a Lampedusa. La notizia degli ultimi arrivi è stata diffusa dal call center per i migranti Alarm Phone. Ieri a Lampedusa sono stati registrati 7 sbarchi, il primo di 15 migranti, un secondo di 11. Ieri sera un'altra imbarcazione con oltre 60 migranti a bordo, tra cui donne e bambini, è arrivata autonomamente alla banchina commerciale del porto intorno alle 18. Stando a quanto affermano diversi abitanti dell'isola, il barcone era nelle vicinanze della costa già da qualche ora. I migranti sono stati aiutati a terra anche da Pietro Bartolo, ex medico del poliambulatorio lampedusano, ora parlamentare europeo, arrivato sull'isola siciliana da qualche giorno. Con lui c'era anche il sindaco Toto Martello. I migranti sono stati portati nel centro di accoglienza. E ancora un'altra imbarcazione con 50 migranti tunisini si era spinta fino all'imboccatura del porto nel pomeriggio. Il barcone ha sostato qualche minuto davanti al porto a motore spento e poi sono arrivate le motovedette della capitaneria di porto. I migranti sono stati trasbordati e accompagnati al molo Favaloro, da dove sono stati trasferiti al centro di accoglienza. L'hotspot è ormai quasi pieno, attualmente ospita 390 persone a fronte di una capienza massima di 95. Altri 15 tunisini sono arrivati con un barchino a Porto Empedocle. Ascoltiamo adesso il presidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori che da anni si impegna in attività a carattere sociale di solidarietà e volontariato. Noi svolgiamo fondamentalmente due tipi di attività, un'attività di servizi e un'attività di movimento, dove movimento intendiamo in senso politico, chiaramente non partitico ma politico. Ossia noi interveniamo quotidianamente nel sociale per difendere i valori della dottrina sociale della Chiesa, che sono poi i valori del nostro movimento, sono i valori che noi portiamo avanti ogni giorno. Nella mia declinazione dell'attività dei servizi,
noi abbiamo scelto di destinare una parte del nostro, delle nostre entrate, la destiniamo al sociale, perché per noi diventa importante destinare parte delle nostre entrate al sociale, ossia intervenire dove c'è bisogno, non sempre negli stessi luoghi, e cercando, diciamo, delle collaborazioni su tutto il territorio provinciale, in questo caso perché noi siamo presenti nella provincia di Palermo. Abbiamo stretto una serie di collaborazioni con alcune parrocchie di Palermo, stiamo portando delle iniziative di raccolta fondi per chi ne ha più bisogno, interveniamo di tanto in tanto alla missione Speranza e Carità di Biagio Conte, facendo delle donazioni piuttosto che delle raccolte, e da ultimo e non per ultimo stiamo organizzando una serie di incontri per la raccolta di risorse finanziarie finalizzate, ribadisco, all'attività sociale. Stiamo intrattenendo dei rapporti con due associazioni di disabili, per cui abbiamo dato loro la disponibilità non solo finanziaria ma anche fisica per tutti i loro bisogni, perché questo settore, non si capisce perché, è stato bistrattato e continua a essere bistrattato, per cui è lasciato alla libera iniziativa di tanti volontari. Oltre all'attività chiaramente di sociale, per cui per noi diventa fondamentale, facciamo anche un'attività di servizio, ossia l'attività del CAF, l'attività del patronato e l'attività del sindacato. Abbiamo una rete importante a Palermo e provincia, e siamo presenti non come franchising, ossia ci danno una sigla punto, ma siamo presenti per rappresentare i nostri valori che si rifanno, ribadisco, alla dottrina sociale della Chiesa. Il Comune di Palermo e l'impegno alla riqualificazione di aree urbane della città. Ascoltiamo il vice sindaco Fabio Giambrone. Un punto su cui l'amministrazione comunale sta puntando molto è la riqualificazione di determinate aree. Fa parte della mia delega che il sindaco ha potuto conferirmi. Ieri Villetta Tricoli, abbiamo recuperato un'area che abbiamo restituito alla fruibilità del quartiere. Nei prossimi giorni consegneremo Villa Costa e poi tanti altri interventi che riguarderanno tutte le 8 circoscrizioni, quindi tutte le periferie, che annunceremo a brevissimo. È un piano di interventi chiaramente spalmato negli anni, che deve sicuramente tenere conto e superare l'emergenza degli anni passati, ma mettere tutto dentro una dimensione progettuale. La Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato a Torretta un centro di scommesse non autorizzato, contestate violazioni amministrative per un importo complessivo di 80.000 euro. Nel corso di un servizio di istituto svolto nell'ambito dei piani coordinati di controllo a contrasto del gioco illegale alle scommesse clandestine, i finanzieri della tenenza di Carini hanno individuato nel comune di Torretta un centro scommesse privo di qualsivoglia autorizzazione. In particolare, nel corso degli accertamenti è stata rinvenuta all'interno dell'attività apparecchiatura tecnica costituita da PC e stampanti termiche, numerose ricevute di gioco attestanti la condotta abusiva di raccolta di scommesse, nonché una significativa quantità di denaro. Una prima analisi tecnica del PC svolta con l'ausilio dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Palermo ha permesso di rilevare il collegamento diretto a piattaforme di gioco online, nello specifico al sito del bookmaker estero www.goldw24.com e la cronologia delle scommesse effettuate, dimostrando così che l'esercente aveva predisposto le apparecchiature connesse alla rete internet per consentire ai clienti di scommettere e giocare su piattaforme di soggetti privi di titolo concessorio. Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria di Palermo per esercizio abusivo di gioco e scommesse con vincite in denaro e gli sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo di 80.000 euro. Inoltre sono stati sottoposti a sequestro il locale dove veniva esercitata l'attività illegale, 8 personal computer, 2 stampanti termiche, una stampante laser, circa 1.300 euro in contanti costituente il frutto illegale della raccolta delle scommesse. La famiglia oggi, problematiche dell'affido, il tema del convegno organizzato dall'associazione socioculturale CICNUS presso la sala Martorana di Palazzo Comitini.
La FAMIA oggi è cambiata perché sono cambiati i tempi e naturalmente si ha necessità di far diventare la famiglia contemporanea e il compito delicato e complesso dell'affido rientra in questa problematica. Il convegno di oggi vuole essere uno strumento per dare delle informazioni a tutte quelle famiglie che sono alla ricerca di notizie per un affido di un bambino o di una bambina. Parlando di affido, proprio a tutela di minori che vivono in contesti familiari disagiati, ad oggi esistono dei servizi idonei appunto per tutelare questi minori? Ma il Comune di Palermo ha un ufficio che si occupa esplicitamente ed esclusivamente di affido, dove ci sono tanti operatori, tutti molto bravi, impegnati e che si occupano veramente di questo. Ed è importante perché l'affido è quello che fa essere più comunità la nostra città, perché ci sono famiglie che allargano i loro orizzonti prendendosi cura di bambini in difficoltà, ed è proprio questo il senso della comunità. La casa famiglia rappresenta il pronto soccorso, diciamo, è il primo soccorso che viene dato al minore per vivere questi momenti di grande disagio. Dico, tolto al disagio della società, noi siamo la prima accoglienza. Come mai l'applicazione di questo istituto, quale l'affido, è così problematica? È problematica innanzitutto, secondo il mio punto di vista, perché specialmente la fase iniziale, cioè chi si propone per l'affido dà sicuramente parecchio, e quindi la fase iniziale è sicuramente molto problematica, perché il bambino che viene accolto presso una famiglia sicuramente ha vive un disagio sociale. Quest'oggi parliamo dell'affido, un istituto giuridico alternativo all'adozione che ha precisi criteri d'applicazione. Quali sono? Sì, l'aspetto fondamentale, principale dell'affido cosiddetto amministrativo, perché in fase fornito su segnalazione dei servizi sociali, servizi territoriali, è proprio il consenso della famiglia d'origine. All'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza di Palermo si è svolto il convegno dal titolo Il microcredito quale strumento per l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità, aspetti tributari e fiscali. Le interviste. Uno strumento che ancora, diciamo, è sconosciuto, è completamente sconosciuto, ma che cosa è per poter capire l'importanza del microcredito? Noi molto spesso abbiamo dei soggetti, delle persone fisiche, che si possono anche costituire in società, e anche professionisti, associazioni tra professionisti. Quindi sempre parlando di nuove costituzioni, ovvero di imprese che non hanno superato i 5 anni di attività dal momento in cui devono chiedere, diciamo, un finanziamento alla banca. Quindi coloro i quali si trovano in condizioni di criticità ma non hanno problemi per altri aspetti, con l'erario e così via di seguito, possono rivolgersi all'Ente Nazionale Microcredito per l'avvio dell'attività. Come funziona? In questo caso, visto che loro non hanno le condizioni economiche, l'Ente Nazionale Microcredito veicola il fondo di garanzia, dando l'80% di garanzie al cliente, e quindi che poi le deve naturalmente dimostrare alla banca, quindi direttamente alla banca, che la Banca Popolare attualmente che può fare questi prestiti, quindi a Palermo in modo particolare, è la Banca Popolare Emiliana. Il microcredito si rivolge alle piccole realtà, quindi con un tetto massimo di 35.000 euro, che hanno difficoltà ad accedere al credito,
in certi casi possono essere anche erogati in funzione di difficoltà dal punto di vista finanziario. Pertanto l'interesse da parte nostra, in qualità di revisore legale, che in qualche modo ci vede indirettamente coinvolto, perché il commercialista, o comunque meglio il tutor che va a fare la pratica di microcredito, oltre a dover rispettare un format ben specifico di quella che è la piattaforma del microcredito, deve redigere un business plan, tutto un piano d'ammortamento chiaramente, e quella che è una rendicontazione successiva a fronte del credito richiesto ed eventualmente appunto erogato. Noi come istituto, tra l'altro, abbiamo espresso la nostra disponibilità, in quanto durante l'intervento di oggi sono emerse alcune difficoltà. Nel caso specifico, molte pratiche che vengono presentate, essendo poche le banche convenzionate, ma veramente pochissime, parliamo di una o due banche convenzionate, le tante richieste che arrivano in qualche modo non vengono le istruttorie effettuate come si deve, e alcuni casi anche non passano, proprio magari per difficoltà che possono esserci nel gestire questa mole di pratiche. Voltiamo pagina, le vie dei tesori, nuovo successo, 115.000 visitatori in due fine settimana, 52.000 solo a Palermo, 5.000 a Catania e 8.000 nel Ragusano. Palermo è la regina incontrastata, 52.000 visitatori che hanno riempito il centro storico. Il luogo più amato, con 2.000 visitatori, resta la chiesa di Santa Caterina. Il secondo sito scelto è la Nunia Entri, ovvero il loggiato San Bartolomeo, da pochi mesi restituito alla città. Il monastero di clausura annesso alla chiesa è quarto, dietro il rifugio antiaereo sotto Palazzo delle Aquile, quest'anno visitabile soltanto il sabato e la domenica, che supera di parecchi 1.000 visitatori. È andato benissimo anche l'aeroporto di Bocca di Falco, che ha non solo permesso di scendere nei suoi due bunker, ma ha aperto anche la torre di controllo. Sold out le visite sia alla Banca d'Italia, che ha aperto questo weekend, che alla sede della prefettura di Villa Whitaker. Tra le scuole che partecipano alle vie dei tesori, la più gettonata resta l'educandato Maria Adelaide, dove le allieve raccontano i fasti del nobile convitto per nobili zitelle. Toccante la visita alle due sedi della missione di Biagio Conte all'istituto Padre Messina, probabilmente trascinato dal rifacimento del porticciolo di Sant'Erasmo appena inaugurato. E tra i luoghi fuori porta, in 300 hanno voluto raggiungere il convento e il cimitero di Santa Maria del Gesù, dove le visite sono condotte dagli stessi parrocchiani. Ma questo è stato soprattutto il weekend delle esperienze, si è provato di tutto, il concerto di chitarra del duo San Bossa all'Oratorio di San Lorenzo era sold out, ma è stata la visita teatralizzata a Villa Amalfitano a registrare il successo più commovente. Stefania Blandeburgo ha vestito i panni di Delia Whitaker, l'ultima discendente, e ha raccontato la sua casa. Anche Pietro Massaro, calato nei panni di un misero poeta o di un valente cavaliere, ha retto perfettamente le visite. Poi tutte le altre esperienze, quasi sold out le visite in notturna all'Orto Botanico, dai voli in Piper esauriti, ai tour nel quartiere d'Anisigna, alla scoperta del Museo Sociale, alle visite vis-à-vis nei laboratori dei pupari. Gettonate anche le due mostre, Look Up, immagini a naso in su di Salvo Gravano, che hanno introdotto la visita a Palazzo Zingone Trabbia, ai capolavori perduti a Palazzo Abatellis, che apriva con un coupon diverso anche le terrazze e i laboratori di Arazzi. Spostandoci nelle altre province, Catania ha bissato il successo del primo weekend, oltre 5.000 visitatori. Il Ragusano conferma il trend dello scorso weekend, Scicli continua a superare Modica e conferma anche lei 2.500 visitatori dello scorso weekend. Presentata la stagione 2020 del Teatro Massimo di Palermo, 10 opere, 3 balletti, 14 concerti, si inizia il prossimo 26 gennaio. La stagione 2020 si inaugurerà il 26 gennaio con Parsi, fallo un nuovo allestimento firmato dalla regista Graham Vick. In programma 10 titoli di opera, 3 produzioni di balletto, 14 concerti in stagione, ai quali si aggiunge il doppio concerto di Capodanno del 1 gennaio, produzioni internazionali in collaborazione con teatri italiani e stranieri, inoltre una tournée in Giappone, 2 opere, Nabucco e Norma, e un concerto di gala che porteranno coro, orchestre e tecnici del teatro in 4 diverse città: Tokyo, Nagoya, Otsu e Osaka. Sui 13 titoli totali, ben 7 prevedono un nuovo allestimento.
La stagione di concerti 2020 avrà come artista in residenza la violinista Midori, che sarà protagonista di due dei 9 concerti dedicati a Ludwig van Beethoven nel 250° anniversario della nascita. Sostenere l'attività dei teatri per la Regione Sicilia, ha dichiarato l'assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Manlio Messina, significa sostenere la promozione della cultura sia in Italia che all'estero, soprattutto per la vocazione internazionale che ha da sempre il Teatro Massimo. Abbiamo inserito nella promozione dell'offerta turistica regionale le stagioni dei principali teatri dell'isola, che insieme con l'assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo, in occasione delle più importanti fiere turistiche internazionali, contribuiscono alla promozione del brand Sicilia. Per il sindaco di Palermo, Lelu Corlando, una stagione che coniuga innovazione e tradizione e che si riassume nelle due opere che la aprono e che la chiudono. Da un lato il Parsifal wagneriano, dall'altro Elektra di Richard Strauss. Due capolavori della musica tedesca, il primo nato a Palermo, dove Wagner ne scrisse le ultime note, il secondo invece che trae ispirazione da quella fonte universale mediterranea che è il mito greco. Il nuovo direttore musicale, Omer Meyer-Welber, ha parlato dell'importanza della scelta di Parsifal come primo titolo. Per me, che vengo da Israele, Parsifal rappresenta un argomento complesso e questo mi sembrava il posto giusto dove affrontarlo, perché qui non ci sono tanti argomenti facili. Sarà un anti-Parsifal dal punto di vista di Vic e mio. Per me, infatti, è importante oggi fare diventare Wagner solo un compositore, il più grande forse della storia, ma non un filosofo, un guru, ripulendolo e vedendo solamente cosa veramente ha scritto, senza tutte le sovrastrutture problematiche che vi si sono aggiunte. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di programmi. Buona serata.